Appuntamento con gli studio visit online di Estetica, seconda edizione. Oggi siamo a Roma e incontriamo Giulio Bensassoni. Ciao Giulio, come stai? Tutto bene? Ciao Marco, tutto bene, tutto bene. Allora, Siamo qui. Roma, tranquillo, zona arancione siete a Roma, giusto? zona arancione con tutte le problematiche organizzative legate al creare una mostra in questo momento. Infatti, il 6 maggio apre Losing Control alla Fondazione Pacificio Cerere, è la tua prima personale, giusto? Sì, è la mia prima personale in assoluto, non solo a Roma. Sarei sicuramente, tra virgolette, emozionato perché comunque mettere in piedi una mostra poi in uno spazio così particolare, cioè il Pacificio Cerere era cos'era un prodotto, cosa Un pastificio. producevano? La semola, giusto? Un Sì. pastificio, cioè quindi Sì, anche una producevano semola location, e pasta. esatto, una location non tradizionale, quindi cioè che si innesta benissimo per le tue opere. Losing Control. Io ho letto un po', ho guardato un po' le immagini, la prima cosa che mi ha colpito è stata quella del concetto del pulire, del detergere, del coprire. Te lo dico perché sono un po' un fobico. Poi adesso col Covid Ancora di più. ancora di più, poi vedo dietro di te dell'alcol, dei Ah, tra prodotti. l'altro, casualmente sì, sono nello studio e ancora non abbiamo sistemato gli armadietti chiusi e ci sono i prodotti per pulire alle mie spalle. No, appunto, cioè io la vivo, l'ho sempre vissuta come, non so se come una fobia o come un qualcosa proprio, cioè io ho una metodologia, cioè una routine giornaliera che quando arrivo in ufficio, arrivo in studio, devo detergere, devo pulire e cancellare le tracce. Poi ho un tavolo di cristallo, cioè mi piace proprio Si non vede vedere subito là. niente. Sì. Cioè, raccontami cosa hai voluto esprimere, qual era questo concetto. Poi, appunto, parliamo perché è composta in due parti, appunto questa e poi un'altra che è un po' l'opposto, cioè dove ci sono le muffe, i funghi, le decomposizioni, quindi cioè, vanno a cozzare. Vai, raccontami un po' te, dai. Guarda, la prima cosa che mi preme di dire è che abbiamo pensato questo progetto con la curatrice, prima che tutta questa situazione scoppiasse, insomma, la situazione pandemica, e già ci eravamo concentrati sull'idea della pulizia e del detergere come eliminazione e in qualche maniera negazione del memento mori, di qualcosa che ci ricordi che ci stiamo disgregando e che stiamo morendo. E una nozione che mi porto dietro da parecchio tempo e la cerco di esprimerla nel mio lavoro, e comunque è presente anche non volendo, è che l'80% della polvere che abbiamo in casa è composto dalla nostra pelle morta, e quindi è proprio lo sporco che abbiamo nelle nostre case, nei nostri spazi quotidiani, è l'immagine effettiva del nostro disgregarci, della nostra decomposizione nel tempo, del nostro passare nel tempo. E in questo caso, nel caso del pastificio Cerere, ci sono due spazi, come dicevi tu prima, contrapposti tra di loro: uno spazio che è aperto da poco e per il quale ho pensato alla prima installazione di Losing Control, che è lo spazio dei mulini, lo spazio in cui veniva prodotta la semola. Era un luogo del lavoro che poi è stato dismesso, ovviamente, durante la Seconda Guerra Mondiale. Ed è uno spazio che è rimasto abbandonato per decenni, finché il direttore della fondazione ha deciso di recuperare lo spazio attraverso appunto uno scavo industriale, come fosse un'archeologia industriale in qualche maniera. Lo spazio porta ancora i segni del lavoro, ci sono ancora degli attrezzi del tempo, ci sono le tramogge che portavano su la farina e la semola. E c'è uno spazio che è diciamo, la parte sotterranea del silos dove veniva stipato il grano. È uno spazio molto particolare in cui si percepisce che era un luogo del lavoro, ma appunto si percepisce anche l'abbandono di questo luogo. Infatti tutte le pareti e tutto lo spazio è deperito, ci sono le pareti ammuffite con dei funghi, delle muffe che continuano a lavorare sullo spazio.
E proprio per questa ragione confrontarsi con quello spazio è un po' una prova abbastanza, devo dire, difficile, ma con cui mi sono divertito a giocare, perché l'installazione l'ho pensata in contrapposizione allo spazio, e quindi sono queste mattonelle bianche ripetute. Mentre parli condivido lo schermo così faccio vedere. Certo. Vediamo se appunto stavi raccontando, ecco, di questo, sì. Giusto. Queste sì, queste sono le mattonelle che ho realizzato per creare diversi volumi scultorei, sono 3 interventi, e tutti realizzati con questo tipo di tecnica, e sono delle piastrelle comuni come quelle del bagno, però realizzate interamente a mano in gesso. Sono più di 1500 mattonelle all'incirca, e fatte in gesso sintetico, che è un materiale un po' particolare, leggermente diverso dal gesso che si utilizza normalmente per gli stampi e per i calchi. È un gesso molto fine, molto sottile, a cui io ho aggiunto anche un colorante bianco per aumentare quell'effetto di pulizia e di controllo sulla superficie. E chiaramente questo, andando in contrapposizione appunto con lo spazio abbandonato, questo effetto di pulizia e controllo si denuncia come effimero e come illusorio, anche per il fatto che sono fatte a mano, quindi l'imperfezione del calco e dello stampo è, in qualche maniera esaspera l'idea di illusorietà di questa pulizia, di questa razionalità. E un altro aspetto tecnico che aumenta questo tipo di effetto è la questione che io non ho voluto coprire le fughe delle mattone, tra una mattonella e l'altra, come si farebbe normalmente in uno spazio appunto domestico, in uno spazio che va sanificato e pulito effettivamente. Ho lasciato le fughe libere di questo vuoto, ho lasciato questo vuoto tra le mattonelle per creare l'idea che fossero sospese su un vuoto e quindi che andassero a coprire un vuoto. Infatti il nero che c'è sotto le mattonelle è un nero assoluto che dovrebbe assorbire più del 90% della luce, quindi dà questa sensazione di immergersi in una fuga infinita, diciamo, in uno spazio infinito. E inoltre l'installazione multimediale, perché ho giocato oltre che sull'effetto visivo della mattonella e della pulizia della mattonella, c'è anche un'installazione olfattiva, per cui si entra in questo spazio umido che dovrebbe appunto avere un odore di muffa e di abbandono tipico di questi luoghi, e invece ci si ritrova davanti ad un odore di pulito e di talco molto forte che richiama invece una sanificazione, una pulizia che lo spazio di suo non ha. E quindi c'è questo contrasto nello spazio di sotto. Nello spazio di sopra, invece, che è uno spazio più canonico, che è stato recuperato e restaurato da anni ormai, insomma, la fondazione fa un lavoro di espositivo nello spazio del Silos, che è lo spazio superiore. Ho deciso di inserire queste che stai mostrando, che è un archivio che ho ritrovato nel 2013, e che dal 2016 è diventato un archivio vero e proprio, perché ho cominciato a numerare e a scansionare le varie diapositive, e sono appunto delle immagini che sono su pellicola, sul supporto della diapositiva, e sono ammuffite nel tempo perché le ho ritrovate in uno studio che era molto umido, nel magazzino di uno studio che non era mai stato ripulito dagli anni 70-80, e queste diapositive sono state aggredite dalle muffe, dai funghi dello spazio, lo scatolone in cui erano custodite malamente, e era completamente distrutto ormai da questi agenti atmosferici. E molte di queste diapositive sono talmente deperite e decomposte che non si riconosce più nemmeno l'immagine che c'era in precedenza. Questa che stai mostrando in particolare si ha un indizio chiaramente di una persona ritratta, ma è completamente deformata da. Si deve cercare la persona trasformata, sembrano, sai, quei mostri, quei Sì, a blob. me ricorda molto Carpenter, perché sono un grande fan dell'horror fantascientifico degli anni 80. Ma Quindi questo è poi. tutto un'evoluzione normale, cioè, quindi tu hai trovato così, cioè, le Sì, immagini. ho scelto consapevolmente di lasciare
le muffe sulle diapositive, che continuano tra l'altro ad agire sulla diapositiva, e non le ho pulite in nessun modo. Infatti mi piace dire che è un po' un controarchivio, un antiarchivio, cioè è esattamente l'opposto di quello che si farebbe dopo un ritrovamento. Cioè, io non ho pulito, non ho in alcun modo agito sulla superficie delle pellicole. No, assolutamente. E non agisco nemmeno da un punto di vista conservativo. Lascio che le muffe facciano il loro corso. Chiaramente adesso sono conservate in una scatola che non è più ammuffita e non sta più in uno spazio così umido, ma l'effetto è comunque quello di organico, di lasciare andare il lavoro per quello che è, perché in qualche maniera lo vedo come un lavoro pittorico anche da parte mia, ma il mio unico gesto pittorico è quello dell'attesa, è quello di aspettare che il tempo faccia il suo corso sulla superficie, e di conseguenza il mio unico atto è quello di, appunto, di aspettare e di vedere cosa succede a queste diapositive nel tempo. L'installazione vivente, cioè. Sì, un archivio vivente, un archivio che continua a cambiare nel tempo. E questo l'ho voluto mostrare nello spazio superiore, appunto in contrapposizione, come dicevi prima, con lo spazio sottostante, lo spazio dei molini, che appunto è uno spazio molto, diciamo, decomposto di suo, mentre lo spazio di sopra, dove sono mostrate queste diapositive, è uno spazio pulito, un white cube, in cui queste diapositive creano invece uno scarto organico rispetto alle pareti pulite e controllate naturalmente dalla fondazione. Come è nata l'idea? Cioè, nel senso, appunto, mi hai detto che è stata sviluppata prima della pandemia, quindi con la curatrice in un periodo antecedente. Cioè, questa concettualità che in entrambi i casi è legata alla decomposizione, perché nel primo caso detergere comunque e togliere, togliere qualcosa, e in questo caso invece c'è una decomposizione naturale. Cioè, dove nasce questa tua voglia di cambiare, di modificare, di vedere l'evoluzione? Ma appunto l'attesa, come ti dicevo, credo che sia uno dei gesti più sinceri che si possa fare di fronte a un oggetto in decomposizione. Cioè, bloccare un processo che crea delle immagini così belle mi sembrava qualcosa, quasi una bestemmia rispetto al passare del tempo e a questa sua creazione. E quindi poi il ragionamento che mi ha scaturito l'archivio di queste diapositive è un ragionamento pittorico. Come dicevo prima, la decomposizione è un gesto non fatto da me, è un gesto su cui io posso solo agire aspettando. E questo mi affascina molto, perché è una trovo che sia la decomposizione la forma più pura di astrazione su cui noi non abbiamo il controllo, e quindi appunto qui torna il tema del controllo, perché gli artisti, ma anche io, ho un rapporto molto particolare sul controllo dell'opera. Cioè, cerco ogni volta di eliminare il difetto, di non concepire l'errore come parte del lavoro. Invece poi si deve scendere a compromesso con l'errore e si deve integrare al linguaggio artistico, al linguaggio dell'opera, perché crea mutamento e crea evoluzione di per sé. L'evoluzione stessa è un errore, per cui, cioè, deriva da una serie di errori genetici, naturali, per cui è fondamentale, secondo me, integrarlo anche nella ricerca artistica. Faccio vedere il tuo sito, così vediamo anche, al di là di questa mostra, quelle che... Sì, va aggiornato, mi spiace. Vabbè, però, nel senso, tanto per vedere, anche, cioè, sì. Alterni comunque sempre, cioè, immagini, anche queste qui, dove che vabbè, passano, tipo le pere, le mele, piuttosto che...
ci sono sempre questo concetto di muffa, di decomposizione, di modifica. Cioè, raccontami un po' qualcosa dei tuoi lavori. Cioè. Allora, questo lavoro qui delle tracce è stato uno dei primi lavori che ho realizzato ragionando sul tema dell'informe e della cancellazione della forma. E in questo caso la decomposizione è un gesto mio, è un gesto reale, cioè ho pressato su carta di cotone della frutta e dei vegetali, scelti in particolar modo perché per la loro qualità di rilasciare colore sulla carta, sul tessuto, e andavano a creare queste macchie appunto informi che non avevano un confine definito e che sfuggono alla razionalità. Insomma, è come guardare una nuvola e cercare di farla rassomigliare nella nostra mente a un qualcosa di conosciuto. Cosa ovviamente impossibile, perché poi la macchia è uno dei pochi elementi immemorabili, cioè una cosa che non puoi ricordare nel tempo, non puoi ricordare la forma di una macchia o una forma informe. E in quel caso la decomposizione era forzata dal gesto artistico. Mentre nell'altro lavoro, quello della pera, ho fatto un ragionamento un po' opposto. Il lavoro si chiama slow motion perché in realtà il gesto di fermare un frutto, un elemento organico nel tempo è pressoché impossibile perché anche inserendolo come ho fatto in un blocco di resina, che è un polimero in teoria abbastanza stabile, ma come è la plastica ha una durata, ha una sua scadenza anche quella, quindi non solo l'organicità della pera cambierà nel tempo, il suo colore e la sua struttura, ma anche il blocco di resina stesso. E quindi slow motion era un po' una. Mi sono divertito a dare questo titolo per creare questo senso di comunque di movimento molto molto più lento di quello che avrebbe nella decomposizione naturale. E in questo lavoro in particolare, scusami, No, in no, questo no, vai. lavoro in particolare ho voluto integrare l'errore, come dicevo prima, come parte tecnica del procedimento artistico. Ci sono delle bolle, delle gocce che io ho voluto lasciare e accentuare nei calchi successivi. Ascolta, no, invece ti volevo far vedere una cosa tratto dal tuo Instagram, Sì. che mi piaceva questo processo fatto con delle margherite scritte. Delle Raccontamelo gerbere, sì. un attimo, perché anche qua c'è una decomposizione, effettivamente, c'è Sì, un'evoluzione, esatto. questo è un lavoro chiaramente molto più pop, è anche legato al tempo che abbiamo vissuto durante la quarantena, chiaramente durante il lockdown, ed era un po' un lavoro che ho cominciato sulle illusioni del nostro tempo, no? Su quelle certezze e quei dogmi che ci vengono imposti e sui quali basiamo le certezze della nostra vita e della nostra esistenza. Invece ho voluto un po' scardinare questo tipo di certezza perché niente è certo, l'unica cosa che è certa è che appunto tutto andrà a finire, andrà a decomporsi in qualche maniera. E il futuro è luminoso è una di quelle frasi che si sentono spesso dire come incoraggiamento anche politico spesso e senza avere poi una base effettiva di costruzione di un futuro migliore. E viene un po' da una rabbia e da un divertimento nel vedere quanto sia ridicola la nostra condizione di affidarci a queste certezze. È un ultimo lavoro, uno dei lavori più recenti, questo è del 2020. Sì, continuerò, penso, questo tipo di ricerca, è ancora all'inizio, questa dei fiori posti così sulla miera, così evidenti. Sì, poi appunto nei tuoi lavori, come dicevi prima, c'è l'aspetto tempo che secondo me è fondamentale, perché in tutti questi lavori tu devi aspettare che il tempo agisca in qualche modo.
anche in questo dei fiori è aspettato che si decomponessero, si Sì, diventassero appassisse. quindi c'è questa attesa che nella società attuale è un po' in contrapposizione, un po' in antitesi, perché ormai la società di adesso, soprattutto con i social e con tutto il resto, è una società veloce, una società che non attende mai, una società che butta, che non vede le modifiche legate un po' alla natura. Quindi Certo. assolutamente molto interessante questa concettualità del tuo lavoro. Ti ringrazio. È una parte che io trovo molto ironica della nostra società e che mi piace sottolineare, appunto. Io stesso mi maledico quando creo un lavoro che ha bisogno di un mese, 2 mesi, un anno, 2 anni per essere completato, perché poi chiaramente uno vuole vedere il lavoro finito, perché sono anch'io integrato in questa società in cui la produzione, il produrre velocemente è fondamentale. E quindi tirar fuori delle immagini velocemente sembra essere fondamentale, poi secondo me non lo è. Io, come hai visto anche dal sito e dai vari lavori che hai mostrato, non sono un artista che produce costantemente e in maniera massiccia. Mi piace concentrarmi sul lavoro anche per un anno, senza tirar fuori troppe immagini del lavoro finito. Credo che ci sia bisogno della sedimentazione di un'idea e di un lavoro anche nella ricerca del materiale, e soprattutto quando si lavora con materiali organici ci sono degli imprevisti caotici che fanno parte della pratica, sicuramente. E è un modo per perdere il controllo del proprio lavoro, in qualche maniera ed affidarlo ad un'entità incontrollabile come è il tempo. E appunto è un modo anche per avere un lavoro che non è mai cioè, è effimero, cioè ogni giorno dopo giorno continua a cambiare, continua a Certo. prendere forme, nuove prospettive, cioè, quindi magari rivedere una tua opera cioè, fra X mesi o fra X anni può essere completamente diversa. E questa appunto è anche una peculiarità interessantissima da sviluppare. Va bene, Giulio, io ti ringrazio tantissimo della chiacchierata. Grazie a te. Spero in qualche modo di riuscire a venire a vedere Losing Control, che tra l'altro sta aperta fino a giugno, giusto? Fino a luglio, fino a fine luglio. Fino a fine luglio, quindi diciamo che le possibilità, dai, ci potrebbero essere in qualche Ci modo, sono. Mi incrociando farebbe le dita. molto piacere accoglierti, quindi Dai. sicuramente aggiorniamoci. E niente, grazie di tutto, grazie della disponibilità e veramente grazie per il tuo lavoro, perché comunque io reputo sempre che un'opera d'arte è l'espressione della sensibilità creativa che ha una persona. Quindi bisogna ringraziare, cioè che hai tirato fuori questa tua sensibilità creativa. Poi può piacere o non piacere, può essere dentro i propri canoni, i propri gusti, la puoi capire, non la puoi capire, però comunque è un gesto creativo, un gesto di bellezza, un gesto estetico che è sempre da valorizzare in qualsiasi momento. Quindi Grazie grazie. mille, apprezzo molto che si riconosca questo tipo di sensibilità e di messaggio. Grazie. Va bene, dai, buona Grazie giornata e ci sentiamo, dai, ci sentiamo in a te. A contatto. te. Ok, Grazie ciao. mille Marco. Buon A lavoro, ciao. presto, ciao.